Juan Maria Ramirez è stato da questa corte riconosciuto colpevole dei seguenti reati: rapina a mano armata, stupro di una fanciulla vergine di razza bianca, deragliamento di un convoglio ferroviario a scopo di assalto e rapina, evasione da quattro prigioni di Stato con ferimento di 7 guardie, traffico illecito di armi ed esplosivi di proprietà dell'esercito. Allora, che hai saputo? Beh, sembra proprio un romanzo. Un reparto di scorta a una cassa di dollari oro è distrutto dai nordisti in un agguato. Si salvano solo in tre, Stevens, Becker e Jackson. Ma chi non si salva è la cassa di dollari. Fanno l'inchiesta e Jackson è assolto. Però guarda caso, dopo un po' sparisce e diventa Bill Carson. Sì, questo lo so già. Quello che so io è che ho capito perché lo cerchi e non vorrei essere nei suoi panni. E pubblici ufficiali di Dov'è Carson? So che è tornato ad arruolarsi e ha perso un occhio in battaglia. C'è una certa Maria che può dirti di più. È una baldracca che sta con lui. Dove la trovo? Già, come si chiama quel posto? Eppure è un nome facile. Incendio doloso del municipio. Santana. Addio, mezzo soldato. Whisky! Spacciato per guida, avendo riscosso in anticipo il compenso dell'intero viaggio e avendo quindi abbandonato la carovana nel territorio di caccia degli indiani Apache. Abigeato. Povero diavolo, che cosa terribile deve essere. Non basta una corda a fare un impiccato. Cosa volete dire? E anche uno straccione come quello ha il suo angelo custode. Un angelo biondo che veglia su di lui. Alla pena di morte mediante impiccagione. Possa il Signore avere pietà dell'anima sua. Procedere.